Nel 400, terminate le guerre per la conquista della Sardegna, in tanti decidono di tornare in pianura e ripopolare i villaggi che da decenni vi giacciono abbandonati. In questo contesto, nel 1415, viene fondata la moderna Villa Sor. L'esistenza del nuovo villaggio è messa a repentaglio dai violenti attacchi dei pastori barbaricini. I pastori transumanti vedono in Sorres una minaccia, perché alla rinascente comunità sono state affidate le fertili terre che i barbaricini hanno occupato dopo l'abbandono della Sorres medievale. Giovanni Sibiller, feudatario della curatoria di GP e promotore della rinascita di Sorres, decide così di costruire una casa fortezza, grazie alla quale i suoi coloni potranno respingere i violenti attacchi dei pastori barbaricini. La mossa si rivela decisiva. Grazie alle fortificazioni, i sorresi riescono a respingere gli attacchi dei nemici e a gettare le fondamenta di una storia lunga, quasi 600 anni.